punto 2012. Da 9.500 euro con ESP e clima, GPL al prezzo del benzina. Sequestro di oltre un chilo di droga e due arresti. Nuovo colpo all'AGIP, immortalati in tre. Verso il voto, meno due al verdetto. Avvocati tennisti, Lecce affronta il Torino. Giallorossi, ultima chiamata per la salvezza. Ben ritrovati con TG News 24, apriamo con la cronaca. Una segnalazione giunta alla polizia e il via all'inseguimento del soggetto sospetto. Gli strani movimenti del giovane hanno indotto gli agenti ad intervenire e a concludere un'importante operazione che ha portato al sequestro di oltre un chilo di droga e a due arresti. Il servizio. Alcune segnalazioni in merito alla presunta attività di spaccio di stupefacenti svolta da un giovane 23enne nativo di Grottaglie ha spinto il personale della squadra mobile ad avviare un accurato servizio di osservazione e pedinamento nei confronti del soggetto indicato, Luigi Serio. Seguendo i movimenti della sua auto, un Audi A2 di color blu, i poliziotti hanno notato tutti i suoi movimenti. Prima il giovane si è recato in via Dalmazio Birago, dove si è incontrato con altri due ragazzi, uno di 21, l'altro di 22 anni. Saliti a bordo della macchina, tutti e tre hanno imboccato via Adriatica per dirigersi verso la marina di Frigole. Audi ad un certo punto ha effettuato un'altra tappa in via Cluverio, dove i tre hanno incontrato altri due giovani a bordo di un Ibiza e dopo essersi scambiate alcune parole, le due autovetture si sono dirette nei pressi di una pineta. Mentre l'Ibiza è rimasta parcheggiata, l'Audi con le tre persone a bordo si è recata in via Dracene. A quel punto uno dei ragazzi è sceso dall'auto e si è avvicinato al cancello di una villetta, mentre Serio e l'altro ragazzo si sono nascosti dietro un muro di cinta. Gli agenti, intuendo che stava per compiersi un'attività illecita, hanno deciso di intervenire. Alla loro vista il padrone di casa, Nicola Ingrosso, prontamente si è fatto di uno zainetto recuperato però dai poliziotti, all'interno ben mezzo chilo di marijuana. Non restava che effettuare una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo, dal momento che nel vano caldaia sono stati rinvenuti altri 539 grammi di marijuana, un cutter ed un bilancino elettronico. Immediata la perquisizione degli altri giovani presenti, ad uno dei quali sono stati sequestrati 345 euro ed un telefonino Nokia, mentre a bordo dell'Audi A2 è stata trovata una confezione da imballo contenente 10 grammi di mannitolo, un iPad ed un cellulare Samsung. La perquisizione è stata poi estesa anche all'abitazione di Luigi Serio, situata a Lecce, e qui il rinvenimento di altri 11 grammi di cocaina, 14 di marijuana ed un bilancino di precisione. A conclusione dell'attività sono stati tratti in arresto Nicola Ingrosso e Luigi Serio per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre gli altri due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per concorso nel reato. Complessivamente è stato sequestrato oltre un chilo di droga. La stazione di servizio AGIP sulla tangenziale est nel mirino dei malviventi. Immortalati dalle telecamere, ad agire sono stati in tre con il volto coperto. Dopo aver forzato una porta laterale hanno fatto irruzione rubando contanti, sigarette, gratta e vinci. Sentiamo. Ancora distributori di carburanti nel mirino dei malviventi, un copione già visto e usato tante volte che in questo caso è stato possibile ricostruire dalle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza che hanno permesso di guardare, come in un film d'azione, tutti i momenti dell'attività criminosa. Un furto studiato nei particolari da tre soggetti di altezza e corporatura media, con indosso cappucce e passamontagna. Professionisti forse o solo persone a cui si spera di dare un nome grazie alle indagini subito avviate. Ma andiamo con ordine, notte fonda alle 2.45 circa, quando a scattare l'allarme dell'impianto di distribuzione AGIP che sorge al chilometro 3 sulla tangenziale est in direzione di Brindisi. Sul posto sono immediatamente giunti sia il personale dell'Istituto di Vigilanza Privata Consorzio, inviato dalla centrale operativa, sia il titolare dell'impianto. Entrambi hanno notato subito che qualcosa non quadrava e non ci è voluto molto per capire che ignoti erano illecitamente entrati all'interno dell'attività, visto che una delle saracinesche metalliche non era chiusa a chiave e che il retrostante infisso interno era mancante. I malviventi sono riusciti ad entrare all'interno del punto vendita dopo aver forzato la serratura della saracinesca che affaccia sul lato destro e aperto una porta a vetri con chiusura antipanico. Una volta dentro hanno fatto razzia impossessandosi di numerosi pacchetti di tabacchi lavorati, esteri e nazionali, del fondo cassa con circa 500 euro in contanti e di un numero imprecisato di gratta e vinci. Hanno addirittura rotto delle bottiglie di analcolici facendole cadere dal ripiano di uno scaffale. Poi si sono guadagnati la fuga quasi indisturbati, molto probabilmente per le strade delle campagne che costeggiano il distributore. Giornata di silenzio elettorale mentre è tutto pronto per le elezioni di domani e dopodomani. Da lunedì pomeriggio il verdetto che potrete seguire in diretta Facebook da Lecce News 24, le proposte dei sei candidati a sindaco nel servizio.
Si è chiusa la campagna elettorale e domani si aprono le urne. Lo scrigno segreto, si spera sia così, dove sono custodite le preferenze degli elettori. Sei candidati a sindaco sulla linea di partenza pronti a gareggiare. Solo uno tra Maurizio Buccarella per il Movimento 5 Stelle, Antonio Capone con la lista civica verso Lecce, Loredana Capone per il centro-sinistra, Paolo Perrone per il centro-destra, Luigi Melica per il Terzo Polo e Andrea Valerini per Alternativa Comunista taglierà il traguardo e si aggiudicherà il prestigioso premio, la poltrona più alta di Palazzo Carafa, sempre che tutto finisca lunedì 7 e non si vada al ballottaggio. A battere tutti sul tempo Antonio Capone, il primo a presentare la propria candidatura. La scelta di affrontare la sfida da solo, senza piegarsi ad accordi e alleanze. La sua battaglia contro il filobus, la sua proposta di non percepire alcun compenso, rimborso spese o gettone di presenza per svolgere il suo mandato. L'idea di far diventare il capoluogo una vera e propria città di mare. La necessità da parte sua di istituire un'apposita commissione che faccia luce sulle cause che hanno portato al dissesto del comune. Dissesto però che, a detta del sindaco uscente Paolo Perrone, è stato evitato grazie al lavoro della sua amministrazione. Ecco perché secondo lui Lecce dovrebbe scegliere di andare avanti, di proseguire il percorso intrapreso, puntando su iniziative che coinvolgano e delle quali siano protagonisti i giovani, sulla cultura, sullo sport, sulla collaborazione con il mondo associazionistico e privato. La candidatura di Lecce a Capitale Europea dei Giovani per Perrone significa vincere la più grande sfida. Turismo e infrastruttura al centro del programma del candidato del Terzo Polo Luigi Melica, secondo il quale è necessario incentivare tali settori sfruttando i finanziamenti europei. Risorse a disposizione che devono essere canalate nella giusta direzione perché Lecce raggiunga la crescita e lo sviluppo che merita. Obiettivo comune a tutti i candidati a sindaco, ma che per Loredana Capone si può raggiungere solo se Lecce diventa una smart city, una città intelligente che si basi sull'arte, la sostenibilità e l'inclusione sociale. Tante le battaglie da lei portate avanti per creare occupazione e perché le fasce più deboli della comunità possano uscire dalla povertà e dal disagio in cui vivono. La promessa di 2000 posti di lavoro nell'arco di 10 anni, questo è il punto saliente della sua campagna elettorale. Dal Movimento 5 Stelle, rappresentato da Buccarella, la presentazione di un'idea nuova e forte, in grado di scardinare i principi della vecchia politica, ribaltando la visione comune della gestione amministrativa. Quello che i grillini intendono realizzare è una rivoluzione copernicana della rappresentanza politica. Le 5 Stelle polari che guidano la loro rotta sono strategia rifiuti zero, stop al consumo del territorio, comune casa di vetro, mobilità sostenibile, referendum senza quorum. Infine Andrea Valerini, che per Alternativa Comunista propone la pubblicizzazione di numerosi servizi che le amministrazioni comunali sono solite privatizzare, a cominciare dallo smaltimento dei rifiuti e dalla gestione del verde pubblico, che potrebbe consentire la creazione di cooperative di giovani alle quali affidare nuovo lavoro. Presso il circolo tennis Mario Stasi, gli avvocati leccesi affrontano la squadra torinese guidata dal capitano Luca Bruno. Il primo successo nel singolare femminile della salentina Alessandra Termini. Paolo Panico. L'appuntamento col tennis forense torna subito, più precisamente appena dopo una settimana. Presso il circolo tennis Mario Stasi di Lecce infatti si stanno disputando le partite facenti capo al campionato tennistico AIAT, Associazione Italiana Avvocati Tennisti, nelle quali la selezione salentina, oggi capitanata dal giocatore Giuseppe Dell'Anna Misurale, è in competizione contro quella torinese. Entrambe le compagini hanno battuto il Frosinone durante le scorse gare, in particolare i leccesi sono stati autori di un recupero strabiliante culminato con la vittoria per 4-3 contro i sociari. Nella giornata odierna Alessandra Termini ha ottenuto il primo successo per i locali, sconfiggendo la sua avversaria Emma Giusta con un perentorio 6-0-6-0. Previste anche altre partite nelle categorie di singolare maschile libero, over 50 e quarta categoria, poi verrà il turno dei doppi. Gareggeranno anche Marco Palai alla ricerca della sua prima vittoria nel torneo e Maurizio Borin del gruppo torinese, anch'egli alla sua prima gara perché è appena rientrato da un infortunio. Il Torino è una squadra molto forte, soprattutto il suo capitano è un giocatore straordinario. Spero di incontrarlo nel doppio di quarta perché è una sfida che si ripete e quindi è sempre un piacere incontrarlo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di vincere e di passare il turno e arrivare alla fase nazionale come da progetto, però non è certo perché Torino, ripeto, è una squadra molto forte. Noi abbiamo avuto due partite, la prima partita l'abbiamo giocata a Frosinone in formazione rimaneggiata e abbiamo perso 4-2. Poi siamo stati invece capaci di vincere 4-2 in casa con Palermo e siamo arrivati qua dove abbiamo la necessità di vincere per forza per riuscire ad arrivare a Galzignano, sempre che dall'altra parte Palermo e Frosinone non abbiano un risultato negativo. La partita più difficile è stata, l'ho giocata sabato scorso contro la ragazza del Frosinone. È stata una partita molto combattuta, stavo perdendo 6-1, 3-2, poi sono riuscita a emergere. Spero che riusciremo a qualificarci per la fase finale che si terrà a Padova
perché penso comunque sia una bella soddisfazione il primo anno che giochiamo, il primo anno che diciamo, riusciamo a portare questi risultati. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Edil Costruzioni Quarta. Edilizia di qualità, da sempre. Numero verde 800 91 28 28. Contro la Fiorentina questo pomeriggio l'unico risultato possibile per i giallorossi è la vittoria. Mister Cosmi con problemi di formazione costretto a convocare due primavera, Luigi Taurino. Non è riuscito a recuperare Massimo Oddo dalla distorsione alla caviglia di cui è stata vittima, quindi questo pomeriggio nella sfida salvezza contro la Fiorentina Mister Cosmi dovrà fare a meno dell'esterno campione del mondo. Il tecnico perugino, a causa delle defezioni dovute a squalifica e infortunio, è stato costretto anche a convocare per la gara con i viola i primavera Ingrosso e Tundo. Alla luce di tutto ciò risultano obbligate le scelte riguardanti l'11 iniziale da schierare. I giallorossi di conseguenza oggi dovrebbero scendere in campo con Benassi tre pali, difesa a tre composta da Tomovic, Miglionico ed Esposito, linea mediana con Blasi, Del Vecchio, Giacomazzi, Bertolacci e Brivio, Bojinov e Di Michele a comporre il tandem d'attacco. Al Via del Mare fischierà Brighi di Cesena, calcio d'inizio alle ore 18. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti e a lunedì.